Bella a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di recensioni Apple Giochi. Come vedete dal titolo di questo articolo, parleremo dei rumor del nuovo iPhone 6. Siamo sul sito news.supermoney.eu e adesso vi elencherò le principali novità che ci saranno sull'iPhone 6. Ovviamente sono rumors, quindi niente detto. Cioè, potrebbe darsi che io vi dica queste cose, ma quando uscirà l'iPhone sarà completamente diverso. Ho preso vari siti che vi farò vedere man mano, così analizzeremo i vari rumor. Allora, qua si parla di architettura 64 bit, come quella appunto dell'iPhone 5S, e il chip A8 che sarebbe il nuovo del chip A7 che è presente nell'iPhone 5S. Poi abbiamo 2 GB di memoria RAM del tipo DDR3, che è il nuovo modello di RAM dopo il DDR2, che è molto più veloce e i test hanno portato fino a 7 GB al secondo e ovviamente anche consumi più bassi, quindi molto avanti rispetto al DDR2. E poi la fotocamera sempre di 8 megapixel e vabbè, garantirà un'entrata maggiore di luce perché avrà un sensore appunto più grande. Poi qua parlano anche ovviamente dello spessore, che sarà più basso e potrebbe diventare anche lo smartphone con lo spessore più basso di tutti. E poi le capacità andranno da 32 giga a 128 giga e si pensa che verrà eliminata la capacità di 16 giga, cioè il più piccolo degli iPhone. Quindi diciamo che più o meno si risparmia, perché prima 32 giga costava di più del 16 giga, però adesso che si parte da 32 giga ovviamente il prezzo del 32 giga si dovrebbe abbassare. Poi vabbè, il prezzo ovviamente, come Apple fa di solito, dovrebbe rimanere uguale al prezzo dell'iPhone 5S che abbiamo oggi. Allora, passiamo al prossimo sito, che è sempre news.supermoney.eu, ma è un altro link. Allora, e qua analizziamo le 5 caratteristiche fondamentali, che ovviamente qui ci sono altre notizie a parte quelle che vi ho già elencato. Allora, anche qua dicono che sarà il più sottile di tutti, molto sottile. E poi qua si parlava anche di un nuovo design dei tasti del volume, che saranno più allungati come quelli del iPod Touch quinta generazione. E poi un altro rumor che trapela, che spero che non sia così, perché a me non piace questa cosa, cioè, poi ovviamente dipende dai gusti delle persone, ci potrebbe essere lo schermo ricurvo, come veniva detto nei rumor dell'iPhone 5S. Lo schermo ricurvo, come quello anche di un LG che c'è in vendita. E poi ovviamente non si sa se ci sarà la versione phablet dell'iPhone da 5,5 pollici. Si pensa infatti ci saranno due versioni. Allora, il prezzo invece, quanto per il prezzo, questo altro link dello stesso sito dice che il prezzo poteva addirittura, cioè si parlava anche di un prezzo di 1.000 euro, però alla fine sicuramente no, perché sarà come il prezzo dell'iPhone 5S più o meno, cioè avvicinerà lì, un po' più alto, un po' più basso, ma io personalmente credo rimarrà uguale. Allora, andiamo un po' avanti, passiamo invece al prossimo. Ah no, scusate, ho dimenticato lo stabilizzatore elettronico. Infatti si pensa che la fotocamera dell'iPhone sarà con uno stabilizzatore elettronico invece del solito hardware. A molti però questa idea non piace, perché dicono che la fotocamera sarà meno affidabile. Quindi adesso cambiamo ancora sito e andiamo su La Stampa, diciamo un giornale molto conosciuto. Anche qui si parla sempre di schermi più grandi del phablet, quindi delle due versioni di schermo. Però qua c'è anche un'altra notizia per gli amanti della Apple. Dicono che solo, cioè non è proprio una buona notizia, però vabbè, solo il 6% degli utenti di Android cambierebbe la piattaforma. Però vabbè, comunque andiamo avanti. Qua sono più o meno le stesse cose che vi ho detto poco fa. Qua c'è un'altra notizia importante, scusate,
si è preoccupati con lo schermo più grande per gli sviluppatori di app, perché le app sono tutte sul formato dell'iPhone 4, 4S, 5 e 5S, su questi formati. Quindi uno schermo phablet potrebbe dare dei problemi appunto agli sviluppatori delle applicazioni. Poi qua abbiamo una notizia interessante, che praticamente ci sarebbe un video, ovviamente non è parlato né in inglese né in italiano, è solo musica perché io l'ho guardato, che mostrerebbe diciamo, un modello in scala 1 a 1 non funzionante dell'iPhone 6. Vabbè. E ovviamente poi ci sono anche varie foto, anche che lo mostrano con su iOS 7 in funzione, ma ovviamente si pensa che quelli siano fake. Quindi, infatti, adesso andremo sul sito The Verge, che infatti dice che le foto che sono traperate anche su Twitter sono fake, secondo questo sito, che è un famoso sito che parla spesso di informatica e tecnologia, e si pensa che sia un fail proprio della Madonna, cioè proprio una roba che non ci sta né in cielo né in terra. Poi, questo è un altro sito, ecco, infatti qui ve lo mostro perché fa vedere la comparazione dei vari dispositivi Apple. Appunto, questo qui è l'iPhone 5S, questa sarebbe la versione più piccola dell'iPhone 6 da 4,7 pollici e questa da 5,5. Infatti vedete che più o meno è poco più basso di un iPad mini, però ovviamente molto più stretto. Però ovviamente questa qui sarebbe la versione phablet, mentre questa qui è solamente un pochettino più grande dell'iPhone 5S. Allora, ok, bene, i rumors sono finiti adesso, i siti sono finiti, vi ho detto tutto. Volevo dirvi che probabilmente settimana prossima uscirà un nuovo video sui rumors di iOS 8, cioè il nuovo sistema operativo che sarà in uscita per Apple. Quindi tutti i video, cioè tutti i siti che ho analizzato saranno messi in descrizione, in modo che ognuno di voi che segue il recensione Apple Giochi o che è venuto solo sul canale per caso dopo aver cercato questo possa guardare anche da sé con più tranquillità i siti che appunto ho analizzato. Quindi vi ringrazio per aver seguito questo video, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e scrivete un commento. Se volete darmi qualche consiglio, scrivete pure qualche commento, in modo che io per il prossimo video cercherò, per il prossimo video rumor che farò, cercherò di migliorarlo grazie ai vostri commenti. Vi ringrazio ancora e al prossimo video!